Mi perdonerete l'emozione, ma la scelta che avete compiuto eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa Assemblea rappresenta per me una responsabilità che non posso celare dietro nessun preambolo di circostanza. Un onore, oltre che, come detto, una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi, un grande paese democratico e liberale in cui nessun obiettivo, nessun traguardo è più precluso. Penso alle mai abbastanza ricordate eroine del Risorgimento che hanno lottato per quel sogno chiamato Italia. Penso alle tante ragazze di ogni estrazione sociale e di ogni credo religioso che hanno rappresentato l'anima della lotta di liberazione e che mi sia consentito, sono qui oggi magistralmente rappresentate dalla senatrice Liliana Segre.